La difficoltà di reperire notizie sotto Ferragosto colpisce anche l'edizione internazionale del New York Times, che non trova di meglio che occuparsi in prima pagina della rimozione dagli asili veneziani di alcuni volumi per bambini definiti libri gender dal sindaco Luigi Brugnaro. A rilanciare la notizia è lo stesso Primo Cittadino, che su Twitter, sopra la foto del quotidiano americano, ribadisce la propria posizione. Il genere umano ha una precisa connotazione e si nasce tutti da una mamma e un papà. Opinioni che si erano già tirate le ire niente meno che di Sir Elton John, storico paladino dei diritti omosessuali, che aveva definito il sindaco borioso e bigotto. Eppure ignorante, rincara la dose Camilla Seibezzi, responsabile durante la scorsa amministrazione dell'introduzione negli asili dei libri contestati. Ignora gli studi che sono stati fatti in materia, ignora nel vero senso della parola tutti gli approcci della psicopedagogia contemporanea e i valori propri della Costituzione, innanzitutto i valori propri della Costituzione. Quindi compie un'azione di una gravità profonda, per questo si guadagna la prima pagina del New York Times nell'edizione internazionale, quindi voglio dire, nell'edicola di tutto il mondo il sindaco di Venezia risulta un censore come furono i dittatori durante il fascismo, sinceramente. Improbabili accuse di omofobia arrivano al sindaco Brugnaro perfino quando condivide sempre su Twitter una foto denuncia del cantante Micca in segno di solidarietà con i gay discriminati. Tutta finzione, secondo gli inferociti detrattori del Primo Cittadino. Se lui nelle classi del comune di Venezia ci fosse stato un Micca, sarebbe stato discriminato. Quindi la smetta di fingere di combattere un'omofobia che in prima persona ha praticato in un modo così profondamente ingiusto.